Cuore Giallo Blu, Andrea Guidoni. Buonasera a tutti. Andrea Guidoni è un rientro, è un ritorno al Custorino, deus ex machina del progetto tecnico del nuovo Custorino. Raccontaci un po' che cosa hai preparato per i tifosi torinesi. Ma allora, preparato, diciamo che per incominciare ho cercato di rimettere un pochino insieme i pezzi che purtroppo nell'ultimo periodo si erano un pochino persi. È stato un lavoro abbastanza complesso perché abbiamo dovuto ripartire un pochino da capo, perché io non ho la possibilità per miei impegni personali di occuparmi 24 ore al giorno del Custorino pallacanestro, e quindi abbiamo dovuto costruire una struttura vera che sia in grado di camminare da sola, partire dal mini basket per andare fino alla prima squadra. Abbiamo inserito una serie di persone responsabili delle varie aree con cui riusciremo, abbiamo iniziato a lavorare in maniera molto positiva, e io invece mi sto continuando ad occupare in prima battuta della prima squadra dal punto di vista della formazione della squadra, eccetera. La DNB quest'anno abbiamo fatto richiesta di ripescaggio che è stata accolta, quindi saremo di nuovo alla partenza di questo campionato. Le aspettative sono quelle di ricominciare un ciclo, diciamo così. Non abbiamo particolari aspettative per quest'anno, ma quello che dal punto di vista della classifica vogliamo però ricominciare a costruire un gruppo che poi negli anni prossimi riesca a espandersi e tornare a darci dei risultati anche numerici, diciamo così. Quest'anno abbiamo fatto una serie di innesti nuovi, sono tendenzialmente giovani, abbiamo preso giocatori in parte di esperienza nonostante la giovane età e in parte giocatori del nostro settore giovanile, e contiamo che questa situazione riesca a costruire sia il nocciolo duro di cui parlavamo prima che anche un traino per il nostro settore giovanile, che è un altro punto fondamentale della crescita del Custorino negli anni futuri. Possiamo dire che si è lavorato su due binari, insomma. Uno è quello di riprendere la filosofia CUS prendendo dei giocatori importanti e sfruttando anche le occasioni di questo indotto, quindi arriva un playmaker importante, giovanissimo, 91, ma già con numeri eccezionali che Maino. Con lo stesso concetto arriva un 93 che è Sabbadini, molto importante, che ha già vinto un campionato. Rientra Luca Murta, che ovviamente è un rientro a casa. A tutto questo discorso di giocatori già importanti nonostante giovani si aggiungono dei giocatori, come diceva Andrea, del vivaio da valorizzare, quindi la filosofia CUS è stata abbracciata a pieno. Sì, diciamo che come Custorino non abbiamo altre filosofie da perseguire, questa è la nostra filosofia, forse si era un pochino persa e l'abbiamo semplicemente recuperata. Chiaramente non si può ottenere tutto subito e immediatamente, lavoriamo senza particolari patemi d'animo, ma convinti che questo è il modo giusto per iniziare di nuovo a lavorare come Custorino, come ottica universitaria, come ottica di crescita del settore giovanile, come prima squadra che usiamo come traino per tutto il movimento che sta sotto. E questo progetto è stato affidato a un architetto, diciamo, del settore, che è Antonello Arioli, con un progetto pluriennale per poter appunto dare seguito a quello che diceva Guidoni, di poter far crescere anche con i risultati e i giocatori. Sì, ci vuole credibilità per vendere un progetto. Penso che Arioli come traino della prima squadra fosse il miglior biglietto da visita per garantire che il progetto è serio. Abbiamo un contratto triennale con Arioli, ancora più per dimostrare che ci crediamo, che vogliamo lavorare di nuovo con tranquillità per sviluppare questo progetto, e quindi siamo sicuri che questo sarà e si è già verificato essere un bel traino. Dopodiché abbiamo inserito però per esempio Francesco Notaro come responsabile del mini basket, perché è vero che la prima squadra deve trainare dalla cima, ma bisogna spingere anche dal fondo. Vogliamo implementare tantissimo il discorso mini basket, vogliamo implementare tantissimo il discorso giovanili. Abbiamo inserito anche un responsabile, che è Angelo Lissiotto, della parte organizzativa, eccetera, del settore giovanile, proprio per avere persone dedicate a questa cosa qua. E quindi, voglio dire, è tutto un po' l'insieme. Diciamo che è chiaro che la prima squadra è quella che deve un pochettino essere un po' più il faro, però mi preme sottolineare che a tutti i livelli delle strutture del Custorino del basket di quest'anno ci sono persone nuove che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di costruire, e l'unico sistema penso che sia quello di avere delle persone con passione per il lavoro, per la pallacanestro, per poter costruire delle cose
cose positive per il futuro. Il settore del costurino è importante, ha fatto finali nazionali, è rappresentata in categorie eccellenze in praticamente tutto dove è possibile farlo, quindi non resta che sviluppare questo progetto che è già benissimo avviato. Sì, diciamo che continua anche il progetto con il Colbe, con cui abbiamo, come sapete, il discorso delle squadre giovanili mischiate, eccetera, e anche questo secondo me è un altro modo importante per garantire la crescita di questo settore, e speriamo finalmente nel prossimo futuro di avere tanti bei giocatori da mettere in prima squadra, ancora più di quest'anno. Dove possiamo venire a vedere il Custorino in DNB, che c'era almeno per me? Toglimi il dubbio, Ruffini, Panetti. Quest'anno ritorniamo a casa. Ritorniamo, giocheremo alla Panetti, giocare a Ruffini era molto accattivante dal punto di vista così delle idee, dei sogni, purtroppo se non si riempie è un po' un disastro, e quindi meglio avere qua un posto caldo con un po' di persone vicine piuttosto che un po' meno di richiamo magari, ma insomma questa è casa nostra e ci sentiamo bene qua. Quindi il fattore campo è qui, via Panetti, ci siamo dentro, i ragazzi si stanno allenando, quelli di cui narravamo prima. Il saluto a Andrea Guidoni, lo seguiremo passo dopo passo in questa annata che speriamo che sia secondo le aspettative di Andrea e di tutti i tifosi del CUS. Grazie, grazie mille, e vi aspettiamo sempre volentieri qua. Ciao a tutti.